E balla tutta l'estate, tra feste e la TV fa un giro sotto sto cielo, con te sempre più blu. Ho tolto tutti i maglioni, ho scaricato le canzoni e con le mani faccio un cuore sull'Adriatico. Sull'Adriatico. Amici di Miss Adriatico, buonasera e bentrovati a Cepagatti da parte mia, da parte di Paolo Minucci e dell'Agenzia Promozione Spettacoli. È davvero una bella serata di inizio luglio, siamo ospiti dell'associazione di Via Dante Alighieri qui a Cepagatti per dar vita ad una delle tante iniziative, delle tante manifestazioni dedicate alla bellezza ed al fascino femminile. Questa sera non sarò da solo a presentare le 20 ragazze che concorreranno al titolo di Miss Adriatico qui a Cepagatti, ma ci sarà davvero una bellezza davvero da seguire con la massima attenzione, perché è reduce dalle passerelle vincenti del nostro concorso di bellezza internazionale e oggi si cimenta in qualità di presentatrice. Ricordo che Miss Adriatico è l'unico concorso nel settore moda ad essere patrocinato dal Consiglio regionale d'Abruzzo, quindi abbiamo l'onere di avere anche la Regione Abruzzo tra i partner di questa iniziativa che prosegue da 46 anni a questa parte. La vincitrice assoluta, e questo merita davvero l'applauso come sottolineano le ragazze nel dietro le quinte. Intanto io volevo presentare da subito la giuria che viene presieduta dal primo cittadino di Cepagatti. È davvero un piacere averlo nella nostra commissione, Gino Cantò, un applauso per lui. In rappresentanza dell'amministrazione comunale anche l'assessore Tiziano Santavenere. E poi ancora il responsabile del comitato organizzatore, Tonino Partenza. Un dipendente comunale molto attivo da queste parti, Giulio Di Clemente. Un altro esperto di bellezza, un altro esperto di organizzazioni è Gianluca Longo. A rappresentare la stampa, il mondo dell'informazione, è Mario Lauducci, che torna alle nostre giurie. E poi la donna della solidarietà, così l'abbiamo ribattezzata nel corso delle nostre iniziative, è la dottoressa Mariella Galvani della comunità Arcadia. Una vecchia conoscenza delle passerelle di Miss Adriatico, oggi parte integrante della nostra organizzazione, Ramona Di Blasio. Due imprenditori per la ditta DFA Trasporti, Davide Di Febo e la signora Adelia De Amicis. Complimenti! Ricordo anche i titoli che assegneremo questa sera. Inizieremo con la Miss Pizzeria Made in Italy e poi ancora andremo avanti con la Miss DFA Trasporti, Miss Pastificio Rustichella d'Abruzzo, Miss Vini Lampato, Miss Spiedia Rosticini, Miss Caffè Mocambo, Miss Intimo Unigross, Miss Acque Sapone, fino ad arrivare alla Miss Adriatico Cepagatti, che rappresenterà questo interessante centro dell'Interland pescarese all'epilogo regionale del concorso previsto a fine agosto, il 30 agosto a Francavilla al Mare. Detto questo, affinché sia la bellezza a presentare la bellezza, signore e signori, facciamo un applauso per incoraggiarla a dovere, facciamo sentire il calore della gente di Cepagatti, per voi e per noi Chiara Di Cintio. Ciao Chiara, ben trovata. Buonasera a tutti, ringrazio Paolo, ringrazio tutto lo staff di Messa Adriatico, saluto la giuria, saluto il pubblico e vi ringrazio di essere oggi qui presenti alla terza tappa del tour 2022 di Miss Adriatico. Allora, pronta, io ti lascio perché adesso entreranno in scena le Miss Adriatico. Questa sera le ragazze che concorrono per aggiudicarsi il primo posto, dunque il posto in finale, saranno 20. Ovviamente ad aprire la passerella è la Miss Adriatico in carica, dunque la detentrice del titolo, Gioia Di Pasquale.
passerella questa sera con il numero uno è Giorgia Martinelli. Numero uno, Giorgia Martinelli. Numero 2, Taisia Zekavenic. Subito dopo con il numero 3 abbiamo Giulia De Leonibus. La ragazza che questa sera concorre con il numero 4. E dopo averle viste una ad una, eccole tutte quante di nuovo insieme. Un applauso. Questa sera Rossella Calderoni. Pronta per il primo passaggio in giuria questa sera con il numero 6, Angelina Andreiana. Con il numero 7, Denise Sagliocco. In passerella con il numero 8, Siria Chiavarini. Le ragazze vi salutano tutte quante insieme. E con il numero 9 è pronta a sfilare Valentina Casciaroli. Con il numero 10 in passerella Veronica Fellone. Con il numero 11 è inquadrata la ragazza che risponde al nome di Diletta Timperio. Con il numero 12 in passerella Eleonora Perfetto. Ragazze, la passerella è ancora vostra.
10 in passerella Asia Domenicone. Pronta per il suo primo passaggio in giuria, Anna Dincecco, numero 14. Con il numero 15, Cristina Cusinato. Con il numero 16 a seguirla Silvia Severo. Tutte insieme in passerella. Un forte applauso, incoraggiamole. Questa sera sfila fuori gara Francesca Sicignano. La ragazza ha vinto proprio ieri sera il primo posto nella tappa a Montesilvano, dunque è già in finale. Con il numero 18, Rob-Mariel Belen. Sfila per voi Shara De Petra. E a chiudere la passerella con il numero 20, Alicia Strugaru. Di andarsi a cambiare per la prova costume, dunque per il secondo passaggio in giuria, le protagoniste della serata sono pronte per salutarvi in versione elegante tutte quante insieme. Un applauso! Molto belle, fini ed eleganti. Un applauso. La prima ospite della serata è una ragazza che precedentemente ha sfilato anche lei sulle passerelle di Miss Adriatico. È la vincitrice del Festival della Melodia nella tappa di Montesilvano. Sto parlando di Silvia Chiulli, che questa sera sale sul palco e canta per voi Save Me, un brano da lei stesso scritto. Grazie, buonasera a tutti. I believe it. I deserve you. Save me. You go the crazy.
It started to be happy then crazy. Now I want to live for real. I'm walking the city streets, looking for anything, someone to love. Life is too short for all of my dreams. So won't please you save me, save me. I need you. Grazie mille a tutti, davvero. Buon proseguimento, grazie. Facciamo un forte applauso per Silvia, complimenti. Le auguriamo le migliori fortune artistiche. Ed ora le ragazze sono pronte per fare il loro secondo passaggio in giuria in bikini ed è proprio ora che scatta il meccanismo di voto e la giuria esprimerà il loro primo voto. Ovviamente ad aprire la passerella sarà la detentrice del titolo Gioia di Pasquale. Sottolineiamo inoltre che la nostra Gioia è campionessa italiana di danze caraibiche. Entra in scena il primo gruppo di ragazze. Il numero 1 da Pescara, Giorgia Martinelli. Con il numero 2 direttamente dall'Ucraina, Taisia Zekanevic. Arriva Giulia De Leonibus, numero 3.
Pescara, con il numero 4 Silvia De Amicis. Anche lei direttamente da Pescara, con il numero 5 Rossella Calderoni. Da Pescara, Angelina Andreiana. Arriva da Montesilvano la ragazza con il numero 7, si tratta di Denise Sagliocco. Corvino, Siria Chiavarini, numero 8. Anche lei da Montesilvano, con il numero 9, Valentina Casciaroli. Penne, arriva la numero 10, Fellone Veronica. E così il primo gruppo di ragazze ci saluta per dare spazio alle loro compagne. Secondo passaggio in giuria, con il numero 11 da Miglianico, Diletta Timperio. Sfila in passerella la ragazza con il numero 12, Eleonora Perfetto, direttamente da Pescara. Urla con il numero 13, anche lei da Pescara, Asia Domenicone. E con il numero 14, sempre da Pescara, Anna D'Incecco. Sempre da Pescara, Cristiana Cusinatu. Le ragazze si invertono ed è subito pronta a sfilare con il numero 16, Silvia Severo da Penne. Con il numero 17 Francesca Sicignano. Ricordo che la ragazza questa sera sfila fuori concorso in quanto vincitrice della tappa ieri sera. Con il numero 18 direttamente da Santo Domingo, Robmeier Belen. Con il numero 19 da Pescara, Sciara De Petra.
chiudere la passerella con il numero 20 da Pescara, Alicia Strugaru. Che la bellezza non stanca mai, allora direi di riaccogliere le nostre ragazze tutte quante insieme con un calorosissimo applauso. Le ragazze del tour di Miss Adriatico 2022. Sarebbe facile lisciarti il pelo, ma non si fa, che abbiamo un muro in fondo all'anima, un perbenismo da carità. Lei mama, anche se il mondo non mama, bella d'estate lei mama, anche se qui tutto frana. Le coreografie accuratamente realizzate dalla coreografa Roberta Mezzanotte, le ragazze di Miss Adriatico. Tirata pavimento, vi vedo in gamba, ma dal giro fate sentire il vostro calore. In fondo all'anima, un sole cupo che notte fa. Lei mama, anche se il mondo non mama, bella d'estate lei mama, anche se qui tutto frana, lei mi consola solo mama. Tempo che le ragazze si vanno a preparare per l'uscita con il body olimpiotico Falcone, chiamo Paolo Minnucci al mio fianco per presentare il secondo ospite della serata. Eccoci qua, bene bene, io vorrei un grande applauso per Chiara Di Cintio, la nostra splendida presentatrice, autentica novità per l'edizione 2022 di Miss Adriatico. E allora, Chiara, puoi restare in mia compagnia perché stiamo per presentare un altro ospite graditissimo. Lui è uno dei cantanti più gettonati a livello regionale, è un artista che fa tanta solidarietà, è davvero un personaggio tutto da scoprire. Però prima di invitarlo qui al centro del proscenio, mi corre l'obbligo di salutare un grande amico che ci sta seguendo con l'anima e con il corpo, perché lui è proprio, abita qui, è un grande artista, è legato molto alla nostra macchina organizzativa, perché è il principe dei barzellettieri, vincitore del Festival dell'Umorismo ed è praticamente uno dei personaggi più popolari in questo quartiere a Cepagatti e nella regione Abruzzo. Io vorrei far sentire l'applauso di tutti i presenti per Valerio Basilavecchia! Quanti spettacoli abbiamo fatto insieme in giro per l'Abruzzo ed anche fuori dai confini regionali. Forzatamente assente in questo momento, però ci segue con lo spirito, con l'anima e con il cuore. Quindi un grande uomo, un grande personaggio. Detto questo, signore e signori, qui a Cepagatti per la tappa di Miss Adriatico, Anto! Eccolo qua, eccolo qui Anto che arriva. Allora, gli cediamo subito il microfono, Chiara, per presentare il brano da lui stesso scritto e musicato dal titolo Bella come vivere. Canta per voi. Ciao, e per noi Anto. Buonasera a tutti, grazie. Sta la tua immagine.
sbagliati, vedi questa mania, la soluzione così sia, il senso di monotonia, perde quote prime gemme, la tua filosofia. E mi gonfi la vita di una gioia infinita, sei la dose d'amore che riempie i miei giorni di aria pulita, la connessione del cuore collegata al mio amore, sinfonia sublime di Mozart in accordo minore. Un'occasione da prendere al volo. Iscriviti gratuitamente a Miss Adriatico, concorso di bellezza internazionale. Chiama subito il 337 91 71 11. Divertimento assicurato e ricchi premi in palio per tutte le partecipanti. Per saperne di più, www.missadriatico.it. Quattro ragazze e con il numero uno gioca in casa da Cepagatti Giorgia Martinelli, è una studentessa appassionata di danza classica e moderna, aspira in un futuro da medico e ballerina. Giorgia Martinelli. Con il numero 2, Taisia Zakevenic, è una studentessa appassionata di palestra, aspira in un futuro da fotomodella. Taisia Zakevenic. Con il numero 3, Giulia De Leonibus, è una studentessa che ama la palestra, la danza classica e la danza moderna. Sogna un futuro da psicologa e anche da modella. Con il numero 4 in passerella, Silvia De Amicis. È una studentessa appassionata di danze caraibiche a livello agonistico, aspira in un futuro da ballerina
ma anche da hostess di volo. Così le prime quattro ragazze ci salutano. Pronte per far spazio alle successive. Con il numero 5, Rossella Calderoni, è una commessa che aspira in un futuro da attrice e noi glielo auguriamo. Angelina Andreiana è una studentessa che aspira in un futuro da modella. Angelina Andreiana. Con il numero 7, appassionata di musica, Denise Sagliocco. Il suo sogno è quello di diventare in un futuro un estetista. E con il numero 8 a chiudere il secondo gruppo, Siria Chiavarini, anche lei è una studentessa appassionata di danza e pianoforte. Il suo sogno è quello di lavorare nell'ambito della moda. Siria Chiavarini. È una studentessa appassionata di ballo, il suo sogno è quello di diventare in futuro una psicologa. La ruota gira e con il numero 10, Veronica Fellone. È una studentessa, anche lei appassionata di danza classica moderna e di balli di gruppo. Il suo sogno è quello di diventare una pubblicitaria. Con il numero 11 questa sera sfila per noi Diletta Timperio. È una studentessa che adora cantare, ballare e cucinare. Il suo sogno è quello di diventare un'ostetrica. Con il numero 12, Eleonora Perfetto, anche lei è una studentessa, adora la palestra e la musica. Ciò a cui aspira è diventare un giorno una commercialista. Ci salutano per dar spazio alle loro compagne. E con il numero 13, Asia Domenicone, è una studentessa che adora la palestra. Il suo sogno è quello di diventare un architetto. Asia Domenicone. Anna D'Incecco, anche lei è una studentessa che ama le danze caraibiche e la palestra. Il suo sogno è quello di diventare un hostess di volo. Anna D'Incecco. Con il numero 15, Cristiana Cusinato, è una studentessa di liceo. Ama gli sport acquatici.
alle telecamere Silvia Severo, è una studentessa la quale pratica palestra. Il suo sogno nel cassetto è quello di diventare un giorno un'indossatrice. Silvia Severo. Anche in questo caso la ruota gira, le ragazze ci salutano. Con il numero 17, Francesca Siciniano, è una studentessa che adora la palestra, il suo sogno è quello di diventare un medico. Ricordo che la ragazza sfila fuori concorso. A seguirla con il numero 18, Rob Mariel Belen, anche lei è una studentessa. Adora la danza e in particolar modo il teatro, il suo sogno è quello di diventare un'attrice. Con il numero 17, Shara De Petra, è un'estetista appassionata di motocross, Shara De Petra. Chiudere il terzo ed ultimo passaggio in giuria con il numero 20, Alicia Strugaru, è una studentessa appassionata di balli caraibici, il suo sogno è quello di lavorare in ufficio e diventare, perché no, magari un giorno una modella. Allora, per togliere ogni dubbio alla giuria che già ha espresso i loro voti, direi di rivedere per l'ultima volta le ragazze, le 20 ragazze che questa sera concorrono per aggiudicarsi il primo posto, dunque un posto in finalissima. Le ragazze di Miss Adriatico. Di fare un caloroso applauso a queste ragazze che sono davvero molto emozionate. Vi posso assicurare che non è semplice sfilare davanti alle telecamere, davanti a tutta questa gente, soprattutto per chi è alle prime armi. E chiamo Paolo Minnucci per presentare il prossimo ospite della serata. Bene, Chiara, eccoci qua proprio nel bel mezzo di questo nostro appuntamento dedicato alla bellezza e al fascino femminile. Io vorrei subito ricordare le fasce, i premi che assegneremo. Inizieremo con il conoscere la Miss Pizzeria Made in Italy, andremo avanti con la Miss DFA Trasporti, Miss Pastificio Rustichella d'Abruzzo, Miss Vini Lampato e poi ancora conosceremo la Miss Spiedia Rosticini, la Miss Caffè Mocambo, la Miss Intimo Unigross, la Miss Acqua e Sapone, fino ad arrivare
alla reginetta della serata, la più votata, la più gettonata da parte della nostra giuria, che sta consegnando nelle mani della nostra organizzatrice Ramona Di Blasio, che per anni ha calcato le passerelle di Miss Adriatico, la propria scheda di partecipazione e la scheda di votazione. Bene, detto questo, veniamo a noi. È un'altra artista, Chiara, che fa parte della storia del Festival della Melodia. Il Festival della Melodia è una rassegna canora itinerante che nel recente passato ha lanciato nomi altisonanti del panorama canoro nazionale ed internazionale, perché mi riferisco ai vari Piero Mazzocchetti, Gio Di Tonno, Gianluca Ginoble, gente che ha calcato davvero palcoscenici importanti, ad iniziare da quello del Teatro Ariston del Festival di Sanremo. Però vi posso assicurare che gli artisti attuali del Festival della Melodia non sono affatto da meno, e le tappe itineranti che svolgiamo in giro per l'Abruzzo lo testimoniano con applausi, consensi, scroscianti battimani. Insomma, sono giovani che meritano di essere ascoltati. Uno di questi giovani, una di queste giovani, è qui presente, la vado subito a chiamare, è Giuliana Marinelli! Eccola qua, la veterana del nostro festival. Le possiamo dare subito il microfono, andrà a interpretare. Lei è un'artista che ha una grinta eccezionale, si scatenerà tra qualche istante sul palco di Cepagatti, andrà ad interpretare un celeberrimo brano di Loredana Bertè dal titolo Sei bellissima. Vi lasciamo dunque all'ascolto live di Giuliana Marinelli. Grazie, buonasera. Uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta per farmi dire sempre sono ancora tua, e mi mancava il terreno quando si addormentava sul mio seno e lo scaldavo al fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio e se cercavo di essere seria per lui ero solo un pagliaccio. A letto mi diceva sempre, non vali che è un po' più di niente. Io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente. E ripenso ai primi tempi, quando ero innocente. A quando avevo nei capelli la luce rossa dei coralli. Quando ambiziosa come nessuna, mi specchiavo nella luna. E l'obbligavo a dirmi sempre. Sei bellissima, sei bellissima. Accecato d'amore mi stava a guardare. Sei bellissima. Chi un giorno ha detto il tempo è un gran dottore, lo lego a un sasso stretto stretto e poi lo butto in fondo al mare. Sono passati buoni buoni un paio d'anni e di stagioni, ho avuto un paio di avventure, niente di particolare, ma io uscivo a cercarti nelle strade fra la gente. Mi sembrava di voltarmi all'improvviso, vederti nuovamente, e mi sembra di sentire ancora. Sei bellissima. Sei bellissima.
grazie. Un fortissimo applauso per Giuliana. E ora tornano sul palco le ragazze protagoniste di questa sera che assieme a Maurizio Tocco hanno realizzato un omaggio a Raffaella Carrà, che il 5 luglio appunto è stato un anno dalla ricorrenza della sua morte, e quindi chiamo sul palco le ragazze e buona visione. Qui con un pizzico di nostalgia, che magia, e mi sento ancora a casa mia. Ah, sensazione unica, ah, voglia di restare qui, ah, voglia di ballare con te, tutta la piazza con le mani. Ballo, 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 ballo senza respiro. Ballo, 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 mi invento un passo che fa così, fa così, fa così. Pazza, pazza, pazza su una terrazza. Porta, porta, portami una farfalla. Ballo, ballo, ballo nel mio castello. Che cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è? Subito ricominciare. Ah, sensazione magica. Ah, voglia di restare qui. Ah, voglia di ballare con te. Le mani al cielo tutti, vai! Ballo, 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 innamoro. Ballo, 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 son prigioniero. Ballo, 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 capolavoro. Che cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è? Ballo, 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 saliva zero. Ballo, 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 sono un guerriero. Pazzo, pazzo, pazzo su una terrazza. Che cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è? Ballo, ballo, su, su. Ballo, ballo, ballo senza respiro. Pazza, pazza, pazza su una terrazza. Che cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è? Ballo, ballo, ballo. Ballo, ballo, ballo. Ballo, ballo, ballo. Che cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è? Ballo, ballo, ballo. Ballo, 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 son prigioniero. Ballo, 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 capolavoro. Che cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è? Sì! Grazie le ragazze di Miss Adriatico. E vi richiamo Chiara Di Cintio. Grazie mille. Un'occasione da prendere al volo. Iscriviti gratuitamente a Miss Adriatico, concorso di bellezza internazionale. Chiama subito il 337 91 71 11. Divertimento assicurato e ricchi premi in palio per tutte le partecipanti. Per saperne di più, www.missadriatico.it. Allora, adesso mi invento presentatore, perché prima di me, cara Chiara, facciamo un applauso a Chiara che è bellissima, bravissima, altissima, ti va abbassando? No, vabbè. Ok, sempre dal Festival della Melodia abbiamo uno dei vincitori di tappa del Festival della Melodia, lo vado a chiamare, Simone D'Annibale. Oggi c'hai, hai visto, due presentatori. Allora, Simone D'Annibale ci canta una canzone scritta insieme a Piero Mazzocchetti, dedicata alla sua ragazza, Il mio amore ora sei tu.
canta Simone D'Annibale. Buonasera a tutti. Grandi sere d'estate, lunghe spiagge stellate, i nostri passi lenti sulla sabbia e le nostre chiacchierate, le tue mani tra le mie, onde sugli scogli, silenzi coperti dal mare, labbra che si cercano e all'improvviso un bacio ci porta via, lontano da questa malinconia. Resta così per sempre, non cambiare mai, luce in fondo agli occhi, non spegnerti mai, non voglio perderti, so che non vivrei, perché il mio amore ora sei tu, perché il mio amore ora sei tu, e ora non soffro più. E ora non soffro più. Inizio tutto così, come uno strano gioco. Due perfetti sconosciuti, grandi sopravvissuti. Una foto rubata, il bisogno di sentirti amata. Timido sorriso, l'annuncio di un tempo condiviso e all'improvviso il miracolo più bello. Arriva l'amore che ci riempie il cuore. Resta così per sempre, non cambiare mai. Luce in fondo agli occhi, non spegnerti mai. Non voglio perderti, so che non vivrei, perché il mio amore ora sei tu, perché il mio amore ora sei tu. E se dovessi perderti, che cosa poi sarà di me, imprigionato e solo qui su questo letto, in una stanza vuota, sì, senza una via d'uscita, perciò ti prego resta qui. Resta così per sempre, non cambiare mai, luce in fondo agli occhi, non spegnerti mai, non voglio perderti, so che non vivrei, perché il mio amore ora sei tu, perché il mio amore ora sei tu, perché il mio amore ora sei tu. Grandi sere d'estate, lunghe spiagge stellate. Grazie. Forse ho sbagliato a parlarti di me, scusami che disastro. Quello che provo per te sembra avorio, ma invece alabastro. Ti ho scritto un libro di pagine vuote, ma non ci riesco a stare qui con te. Nel sorriso ormai fuoco amico, schegge impazziti, adesso che vuoi. Guarda il cielo, portami indietro, i mostri nel vetro, sembriamo noi. A cosa pensi quando tiri? Poco prima che mi chiami, sento tutti i tuoi respiri, mi sfioro con le mani. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti dovrò lasciarti andare. E stasera la tua voce non è lontana, prova a prendermi ma non voglio scappare.
E anche se ti ho cercato come un'illusione perfetta, vengo verso di te questa notte, vorrei fosse eterna. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti, per non lasciarti andare, andare via. Senza di te nei locali la notte io non mi diverto, a casa c'è sempre un sacco di gente ma sembra un deserto. Tu ci hai provato a cercarti persino negli occhi di un altro, ma resti qui con me. Sì. Nel sorriso ormai il fuoco amico schegge impazziti, adesso che vuoi, guarda il cielo, portami indietro, i mostri nel vetro sembriamo noi. A cosa pensi quando tiri, poco prima che mi chiami? Sento tutti i tuoi respiri, li sfiero con le mani. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti dovrò lasciarti andare. E stasera la tua voce non è lontana, prova a prendermi ma non voglio scappare. E anche se ti ho cercato come un'illusione perfetta, vengo verso di te questa notte, vorrei fosse eterna. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti, per non lasciarti andare, andare via. E quanto mi odio quando tu mi fai sentire, è come un'idea che puoi bruciare. Se, ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti dovrò lasciarti andare. E stasera la tua voce non è lontana, prova a prendermi ma non voglio scappare. E anche se ti ho cercato come un'illusione perfetta, vengo verso di te questa notte, vorrei fosse eterna. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti, per non lasciarti andare, andare via. Sì. Andare via. Andare via. Sì, grazie. Un'occasione da prendere al volo. Iscriviti gratuitamente a Miss Adriatico, concorso di bellezza internazionale. Chiama subito il 337 91 71 11. Divertimento assicurato e ricchi premi in palio per tutte le partecipanti. Per saperne di più, www.missadriatico.it. Io volevo subito allertare la giuria, perché tra poco consegneremo le fasce e i titoli di questa sera, una sera davvero speciale, perché con tante belle ragazze che hanno impreziosito questa calda giornata di inizio luglio. Io volevo ringraziare l'associazione di Via Dante Alighieri con Tonino, Valerio, tutti i collaboratori che sono stati davvero molto efficaci, bravi, hanno davvero coinvolto tante belle realtà del panorama locale, tante aziende che si sono strette intorno per realizzare questa bella serata, questa bella e magica serata. Io volevo pregare la nostra damigella d'onore, vale a dire la detentrice del titolo, di raggiungerci con gli omaggi che si trovano sul tavolo della giuria, che prego i nostri collaboratori di poter prendere. Roberta, Gabriele, se possiamo omaggiare gli omaggi firmati Acqua e Sapone che si trovano sul tavolo della giuria, li potete prendere perché tra poco li consegneremo. Intanto io ne voglio approfittare anche per ricordare quelli che sono i grandi sponsor della serata, gli sponsor che hanno dato una mano determinante per la riuscita della manifestazione. Li abbiamo ricordati in apertura del nostro collegamento e quindi siamo pronti adesso per consegnare alla nostra Gioia di Pasquale gli omaggi, che poi saranno consegnati a tutte e 20 le protagoniste di questa serata. Intanto volevo qui accanto a noi
una componente dell'agenzia promozione spettacoli, vale a dire Ramona Di Blasio, per la consegna del primo premio relativo al titolo di Miss Pizzeria Made in Italy. Salutiamo Angelo, il titolare di questa pizzeria, che davvero fa onore alla città di Cepagatti. Campione mondiale è stato a Salso Maggiore Terme, senz'altro uno dei professionisti davvero da prendere nella dovuta considerazione, che fa onore al territorio. Salutiamo e ringraziamo la pizzeria Made in Italy. Ramona Di Blasio è pronta per consegnare questa fascia, e allora, che andrà a beneficio di una ragazza di origini straniere. Si tratta Taisia Zenavenic. Zekanovic, eccola qua, Miss Pizzeria Made in Italy. La nostra Taisia, che viene fasciata da Ramona Di Blasio. Facciamoci una bella foto. Scattano le foto firmate da Carlo Vernamonte, le riprese di Leo Di Blasio, la regia di Marco Corneli, e dopo le foto la passerella di Tania Zekanovic, Miss Pizzeria Made in Italy. L'applauso delle sportivissime amiche. E salutiamo così anche Ramona Di Blasio. Davide Di Febo della DFA Trasporti, assieme alla signora Adelia De Amicis, per la consegna. Fate celermente, perché il tempo a nostra disposizione stringe. Siamo per consegnare un altro riconoscimento. C'è ancora il pubblico delle grandi occasioni, a testimonianza di uno spettacolo che è stato di gradimento di tutti gli amici che ci sono venuti a trovare. Hanno trascorso l'abituale appuntamento di luglio con questa festa in via Dante Alighieri a Cepagatti. Eccoli qua i nostri amici. La Miss DFA Trasporti risponde al nome di Valentina Casciaroli. Valentina Casciaroli! Dopo aver posizionata per bene la fascia, mettiamo la premiata al centro, i premiatori ai lati. E dopo le foto che scattano al vostro indirizzo, la passerella della Miss DFA Trasporti, Valentina Casciaroli. Grazie a Davide e alla signora Delia. E invitiamo, sentite un po' che applauso adesso nasce spontaneo dalle ragazze e dalle concorrenti di Miss Adriatico, perché stiamo chiamando al centro del proscenio la coreografa Roberta Mezzanotte. Ma quanto ti vogliono bene queste ragazze. La fascia è relativa a un titolo importante. Sentite. La facciamo sentire imbarazzata la nostra coreografa. La fascia, il titolo, quello di Miss Pastificio Rustichella d'Abruzzo, questa sera risponde al nome di Eleonora Perfetto. Eleonora Perfetto! Il bacino della coreografa, i complimenti anche di Chiara. Rivolgiamoci a beneficio del nostro pubblico e dei nostri operatori di ripresa. Scattano i flash e dopo i flash la passerella di Eleonora Perfetto, Miss Pastificio Rustichella d'Abruzzo. Il giornalista Mario Lauducci ci può raggiungere qui al centro del palco. Lui è un habitué dei concorsi di bellezza, ci segue sempre con particolare attenzione. Eccolo qui che arriva di gran carriera, perché il tempo stringe. Facciamo vedere Mario, buonasera, bentrovato. Facciamo vedere anche il titolo, Miss Vini Lampato. Miss Vini Lampato questa sera è proprio lei, Anna D'Incecco. Anna D'Incecco, eccola. Facciamoci una bella foto. Mario, mettiti dall'altra parte, così lasciamo il proscenio anche per Chiara. Chiara dall'altra parte. No, al centro c'è la premiata, ai lati i premiatori, e così anche il momento foto, che sarà, anche le foto saranno custodite sul sito internet, sui social, missadriatico.it, la nostra pagina Facebook. Ricordate tutto, la passerella della nostra Miss Vini Lampato, Anna D'Incecco. Grazie a Mario Lauducci. Andiamo avanti, è il momento di coinvolgere
la signora della solidarietà, così io l'ho definita e l'ho ribattezzata ormai da anni, perché ha un cuore grande così, è la responsabile della comunità Arcadia, tutti i giorni lavora e fatica per cercare di risolvere i problemi altrui, e questo merita anche un ulteriore applauso da parte vostra, ne sono sicuro. Mariella Galvani, assieme a un collaboratore, a collaboratori della comunità, eccola qui Mariella Galvani, facciamo vedere la fascia, il titolo Miss Spiedì Arrosticini. Allora, vince questa fascia la concorrente che risponde al nome di Diletta D'Imperio. Diletta D'Imperio, eccola. E allora facciamoci anche qui una bella foto ricordo, che custodiremo gelosamente la premiazione della Miss Spiedì Arrosticini Diletta D'Imperio in passerella, grazie ai nostri premiatori. Sto per chiamare una coppia di artisti che abbiamo seguito poc'anzi, vale a dire Silvia Chiulli e Maurizio Tocco, tutti e due al centro del palco per premiare la Miss Caffè Mocambo. Eccoli qua, facciamo sentire un applauso ragazze per questi due grandi artisti, Silvia Chiulli e Maurizio Tocco. La fascia è quella di Miss Caffè Mocambo che questa sera risponde al nome di Giulia De Leonibus. Giulia, eccola! Complimenti dopo quelli di Silvia anche quelli di Maurizio. Momento foto e dopo le foto di rito la passerella della Miss Caffè Mocambo Giulia De Leonibus. Si può preparare anche Gianluca Longo, il giurato Gianluca Longo, che dopo aver fatto parte della nostra commissione è qui con noi velocemente per consegnare il premio relativo al titolo di Miss Intimo Unigross. Davvero una grande passerella dedicata alla bellezza questa sera qui a Cepagatti, c'è ancora tanta gente e questo non può che farci davvero molto piacere. Eccolo qui che arriva Gianluca Longo al centro della scena per consegnare la sua fascia, la fascia che mette in bella mostra e che risponde al nome di Giorgia Martinelli. Giorgia Martinelli, non sbagliamo, facciamo attenzione, eccola qua e voilà. Allora mettiamoci da un lato, facciamoci una bella foto e come di consueto la passerella della Miss Intimo Unigross Giorgia Martinelli. Grazie. Tonino Partenza, l'organizzatore Giulio Di Clemente possono raggiungerci se sono pronti per consegnare una fascia importante, quella di Miss Acqua e Sapone, main sponsor del nostro concorso. Eccolo qui, eccoli qua che ci raggiungono. Io ricordo che le ragazze votate una sera non possono essere nuovamente fasciate la sera successiva, ma possono concorrere al titolo di reginetta della serata. Quindi vedremo come andrà a finire. Eccola qui la fascia, grazie Tonino, grazie a nome di tutta l'agenzia promozione e spettacoli. Noi siamo pronti per consegnare questa fascia a Asia Domenicone. Asia Domenicone, eccola qui, vai Tonino, è alta, dici che è alta la nostra miss. E allora facciamoci una bella foto, un bel quadretto di famiglia e dopo la foto la passerella della miss Acqua e Sapone Asia Domenicone. Sindaco, assessore, è il vostro momento, grazie ai nostri premiatori, venite pure perché è il vostro momento, quindi chiamo Gino Cantò, sindaco di Cepagatti, e l'assessore Tiziano Santavenere. Vogliamo far sentire loro uno scrosciante battimani?
Sindaco, vede, le miss sono le prime ad applaudire. Vuol dire che rispettano le istituzioni. Intanto, Chiara, possiamo cedere il microfono al sindaco? C'è con noi anche la nostra damigella d'onore, la nostra Gioia Di Pasquale, la Miss Adriatico in carica. Lei è anche campionessa italiana di balli caraibici, di danze caraibiche, quindi è una sportiva per antonomasia. Sindaco, lei ha presieduto la giuria. Com'è andata? Che cosa ci può dire? È andata benissimo. Ringrazio gli organizzatori. Sono tutte ragazze bellissime. È stata un'esperienza unica per me e ho apprezzato molto partecipare a questo evento. Grazie a te Paolo che ci hai chiamati e soprattutto al nostro amico, non me ne voglia Tonino e gli altri, Valerio Basilavecchia. Facciamo un altro grande applauso per Valerio Basilavecchia, il principe dei barzellettieri. Lui ci teneva tantissimo, purtroppo non è qui con noi, noi lo salutiamo e ringraziamolo. Va bene, grazie a voi, grazie Cepagatti, e con voi abbiamo assistito veramente a una bella serata. Quindi grazie. Io volevo ascoltare anche l'assessore Tiziano Santavenere. È riuscito a rilassarsi, assessore, questa sera? Che serata ha trascorso? Tranquillissimo. Questa è un'iniziativa che parte da 6 anni fa. Poi il Covid ci ha un po' frenato perché all'inizio ho fatto parte dell'organizzazione. Oggi sono in veste di amministratore, però posso dire che non si ferma qui. Posso solamente dire questo. Grazie a tutti, grazie a Valerio, a Tonino, a tutti quanti e soprattutto grazie alla partecipazione di tutti i cepagattesi. Ecco, sindaco, prima di passare alla premiazione, che cosa si sente di dire a queste splendide fanciulle, giovani, simpatiche, ragazze che sognano, hanno i loro sogni, che cosa si sente di dire? Soprattutto che sono bellissime, tutte bellissime. Auguro a loro un successo, cosa che sicuramente avranno perché sono tutte belle e brave. Quindi, ecco, ben venga. Grazie a voi. Benissimo. E allora, noi siamo pronti per conoscere la reginetta della serata. E allora, io volevo intanto l'applauso del pubblico per tutte e 20 le protagoniste della scena. Anche per coloro che non vinceranno una fascia, però hanno vinto perché hanno vinto la timidezza e piano piano stanno davvero migliorando il loro portamento. Ci sono tante altre serate in cui avranno l'opportunità di conoscere anche maggiore disponibilità in questa passerella e quindi da parte delle giurie che si differenzieranno e quindi cambieranno di volta in volta. Però vince la fascia di Miss Adriatico Cepagatti ed accede di diritto alla finalissima regionale del concorso prevista a fine mese. Chiara, annuncia tu il nome della vincitrice questa sera a Cepagatti. Vince la tappa Silvia Severo! Silvia Severo, eccola! Andiamo con la consegna della fascia. Il diadema realizzato dalla stilista di Montesilvano Monia Monti, realizzato appositamente per il concorso di Miss Adriatico. Un saluto anche allo stilista Loris Danesi, facciamoci una bella foto. Aggiustate pure la fascia alla nostra Miss. Il body disegnato da Loris Danesi, lo stilista delle VIP, da Barbara Chiappini a tante altre. Bene, scattano gli applausi delle ragazze, gli applausi del pubblico e dopo le foto la passerella della reginetta della serata. Si tratta di Silvia Severo, fatele fare però la passerella conclusiva. Un attimo solo, passerella emozionatissima Silvia Severo, Miss Adriatico Cepagatti. Con questo è tutto, Paolo Minucci e Chiara Di Cinzio vi salutano e vi augurano una buona estate. Ciao a tutti! Buonanotte, grazie, buonanotte! E balla tutta l'estate, tra feste e la TV fa un giro sotto sto cielo, con te sempre più blu, ho tolto tutti i maglioni, ho scaricato le canzoni e con le mani faccio un cuore sull'Adriatico.